as long as you live. Someone who loves you tender like I do, you'll never find. No matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I don't wish you no bad luck, baby, but there's no ifs and buts or maybes. You're gonna miss my loving. Valentina, carissima, ben trovata. Ciao, finalmente Gianni. Ci vediamo per progettare questo nostro matrimonio. Abbiamo Michele e Federico. Sì, abbiamo una coppia giovane, sì, sono sì. contenta. Sì, hanno sì, scelto sì. anche qualcosa che mi ha molto stuzzicato. Sì, molto diciamo contenta. Che loro sono partiti con questo input del colore Pantone per i peri, quindi abbiamo queste selezioni di materiali sul viola, lilla, glicine, accostato poi con questo rosato, rosa fucsia, giusto per smorzare la quantità del viola. Sì, è un colore importante. Allora, innanzitutto parliamo di quello che sarà il tuo lavoro. Loro sono andati sulla tua pagina, VG Wedding Planner, quindi hanno trovato il tuo profilo, Valentina Granatino, e sono rimasti colpiti da tutto quello che hai comunicato tramite le foto. Parlami un po' del progetto che hai sviluppato per loro, tenendo in considerazione, visto che certo. ti siete scambiate so parecchi sì, WhatsApp. No? Ci siamo scambiate sì. parecchie immagini, sì. Perché ormai sai, basta andare su internet e le spose vedono le ultime tendenze, certo. quindi la sposa era rimasta molto colpita da questo colore acceso, sì. Però allo stesso tempo, come dicevi tu, mi chiedeva come fare per abbinarlo in modo corretto, in modo da andare a smorzare certo, un certo. po' l'effetto. È un colore impegnativo, diciamo. Quindi, com'è. Diciamo che per questa coppia siamo andati a fare un lavoro completamente personalizzato, perché sì. era un colore appunto super di tendenza, e siamo andati a realizzare tutta una serie di varianti personalizzate per la grafica. Vedo qui sul tavolo che hai preparato diversi set. Sì, con abbiamo diverse ispirazioni, diciamo sì. così, perché per esempio come colore subito mi aveva rimandato, sai, i campi di lavanda, sì. questo colore, il profumo anche della lavanda. Quindi abbiamo preparato un primo set sì. Ispirato diciamo al fiore di lavanda sì. che può essere poi combinato a scelta degli sposi, quindi abbiamo una busta completamente anche questa realizzata per loro sì. che può essere abbinata a un formato quadrato piuttosto che rettangolare, e poi abbiamo invece proprio una chicca sì. che è la partecipazione in scatola, dove abbiamo pensato sì, di recapitare anche questo piccolo mazzetto di lavanda. Ah, col mazzetto di lavanda. Esatto. E quindi lo vado a chiudere all'interno. Sì, rimane si può richiudere bello. La scatolina, che può essere poi anche l'esterno personalizzato con un sigillo in cera lacca piuttosto Bellissimo. Che con un altro nastrino. Questa era un po' una chicca, sì, diciamo, sì, sì. Particolare. Poi ovviamente abbiamo anche tutta una serie di set un po' più moderni, mm-hmm. quindi abbiamo questo che ha una grafica molto particolare. Sì. che può essere combinato con delle buste, anche queste fatte sempre a mano, sì. quindi che richiamano eventualmente le tonalità. Su tutti questi punti di legatura che vedo, dove ci sono nastri in organza, raso, quant'altro. Possiamo personalizzare, possiamo assolutamente. Possiamo inserire dei fiori magari sì. essiccati di lavanda. A loro scelta si può inserire il richiamo alla lavanda, piuttosto che un eventuale sigillo in cera lacca personalizzato, sì. può essere completamente poi Che casomai, ecco, visto che ci sono pure delle
piante botaniche, potremmo richiamare i petali, non lo so, di una rosa stabilizzata, piuttosto che uno statice sul lilla, viola, perché tanto questi qua restano essiccati così, non tengono invariato il colore. Diciamo che i set sono fatti per essere completamente personalizzati, quindi anche qui, come vedi, qui abbiamo addirittura qualcosa di fatto proprio a mano, questo è proprio fatto a mano, abbiamo questa cosa molto carina sul perlato, quindi una cosa un po' più elegante, che all'interno poi ha ovviamente la sua partecipazione col tocco sempre del colore Pantone. Bellissimo. Questa è proprio artigianale, quindi questo è un ulteriore valore aggiunto che eventualmente è quel qualcosa in più. Sì. Io poi abbiamo anche lavorato sempre sul contrasto colore pieno con questo effetto acquerellato molto raffinato comunque, che potrebbe anche prestarsi col rosa a giocare sui toni che loro hanno scelto. Anche questo è molto bello con questo taglio asimmetrico della busta. Sì, che diciamo che ci siamo. Sì. Mi sono sbizzarrita su questo tema perché è stata una piccola sfida. Interessante il colore, tra l'altro è uno dei miei colori preferiti, perché il viola è il mio colore preferito. Il tuo colore preferito, vedi, perfetto. Poi guarda l'ultimo set, che questo al momento è il più gettonato, diciamo, ha colpito molto. Anche questo completamente personalizzato in diverse varianti, perché abbiamo la variante super classica, quindi di busta sempre in carta martellata con partecipazione, che può essere anche in questo caso quadrata o rettangolare, ovviamente tutto in set, quindi menu, tutto quanto. Però la vera chicca che veramente ha colpito la sposa è il plexiglass, quindi in effetti abbiamo delle chicche proprio. Siccome con lei abbiamo fatto pure una selezione di materiali per quanto riguarda i centri tavola e tutto quello che dobbiamo andare ad inserire con questo bordino squadrato dell'oro, il trasparente, secondo me questo qui è veramente quello che fa al il momento suo caso. Questo è quello che ha colpito di più gli sposi, perché hai un tocco di modernità, però lo vai ad alleggerire con questa botanica. Il plexiglass diciamo che dà quella leggerezza a tutto l'insieme che comunque ha molto colpito gli sposi. Abbiamo anche ovviamente un segnatavolo tutto in set e poi ovviamente abbiamo fatto un abbinamento anche sui piccoli accessori, tipo il riso per la chiesa, piuttosto che un piccolo segnaposto col confetto che possiamo mettere a tavola. Quindi anche su questi eventualmente possiamo applicare il nostro, la nostra personalizzazione. Gli elementi diciamo che fortunatamente si prestano ad essere poi personalizzati in base ai gusti della sposa e degli sposi, però diciamo più della sposa, mi sa che guarda, è ti dico la verità, rimarrei su questo, perché questo è molto bello, quindi andiamo avanti con questo concetto e questa idea. Andando avanti con questa idea, io ti ho fatto pure una selezione di bomboniere. Vedo delle cose molto carine, infatti. Sì, allora, ho smorzato, diciamo, piuttosto che la bomboniera lilla, viola, qualcosa sul rosa che richiama a questo punto anche la parte botanica grafica, ma anche la selezione che ho fatto per i fiori. Quindi ecco, il fiore della ninfea piuttosto che della rosa, questo è un sacchetto in velluto con questo fiore che è fatto con dei petali di sapone, oppure un servizio tetto a tetto, una candela personalizzata. Diciamo che richiama molto anche quell'idea che loro avevano del campo di lavanda, quindi del profumo, fatto di utilizzare qualcosa legato a questa. Sì, perché possiamo andare o con la profumazione per ambiente, con dei fiori o dei colori sul rosa, sia in questo caso che in questo caso, oppure questo non è altro che un fiocco molto, molto carino, con questo rosa, con questo fiore di rosa costruito con petali di sapone. Allora, io diciamo che proporrò questi, così ti aggiorno passo passo anche per regolarti. Credo che la sposa sarà incuriosita dal profumatore, se ho imparato un po' a conoscerla in questi mesi di frequentazione. Sì, so che vi siete sentiti spesso. È una sposa, diciamo che non insicura, però sai, come tutte le spose, ovviamente la tua figura è quella che affianca le spose, hanno quindi delle piccole perplessità, quindi più magari sicure, starò più facendo decise. La scelta giusta, oppure magari agli invitati piacerà, o per esempio in questo caso, essendo un colore molto particolare, il suo timore era di eccedere, come dicevi tu, con la presenza di questo colore e quindi di farlo diventare poi un elemento di disturbo nell'evento. Certo. Invece abbiamo lavorato un po', come hai fatto tu, diciamo, inserendo le tonalità, noi abbiamo lavorato, diciamo,
Perfetto. Sulla nostra grafica. Allora, adesso dobbiamo mettere su la nostra squadra di lavoro. Perfetto. Io mi ero appuntato qualche nominativo. Sì. In mente. Vabbè, ovviamente la location è Lido degli Scogli. Ah, indubbiamente, sì. Bellissima, sì, sul mare, matrimonio di sera, quindi molto romantico, perché ci sarà presenza di luci, candele, perché stiamo studiando anche degli allestimenti luminosi lì da realizzare. E per quanto riguarda i fiori, con Gino D'Auria mi sono fatto una selezione di materiali che stai vedendo, perché c'è dal fiore della lavanda allo statice con le diverse tonalità di glicine, le rose cool water, rose and song, ce ne sono diverse varietà. Il lisianthus l'ho inserito un po' più acceso, in modo tale che andiamo ad accendere questo colore, che a volte può sembrare anche un po' spento, no? Per via delle tonalità un po' più scure. E, oltre a tutto questo, per dare leggerezza abbiamo inserito degli steli di Bergrass, tutto ovviamente lavorato all'interno di questi contenitori sfaccettati, certo, dorati. Per richiamare quel tocco oro, esatto, che chiedeva la sposa. Esatto, esatto, sì, c'è questo tocco di colore metallico che secondo me col viola l'oro era perfetto. Sì, direi anche perfetto. Perché lo andiamo a riscaldare di più piuttosto che un argento. Senti, e poi praticamente abbiamo Airstylist che dovevamo contattare. Io avevo sentito Vittoria di Nuovo Stile al Cutro. Sì, sì, la conosco e secondo me lei potrebbe essere adatta. Poi eventualmente la andiamo ad incontrare per capire, certo, sì, come dobbiamo regolarci per la prova. Idea, esatto. Diciamo, visto il colore o comunque, esatto, si ha delle idee. Se dobbiamo magari inserire qualcosa all'interno dell'acconciatura, sì, vedremo. Se vuole magari fare qualcosa di particolare, visto che la sposa è abbastanza, sì, giovane, quindi. Poi senti, io lavoro spesso con Aurora Manica, makeup artist, sì, lei è bravissima, e quindi contatteremo anche lei, penso, lei farà parte del nostro team. Penso che potrebbe fare un bel lavoro con, sì, queste tonalità, sì, lei in Aurora genere studia molto, diciamo, ecco, proprio il matrimonio e poi elabora. Sì. E invece per gli abiti sono bravissimi, parleremo con Paola di Glen Boutique Sposa a Crotone, e quindi, perfetto, vedremo anche questo atelier che cosa ci proporrà. So che hanno degli abiti stupendi, quindi vedremo. Sì, hanno cosa diverse linee, li conosco, ho avuto modo anche a livello professionale, diciamo, sì, di portare una mia sposina, e hanno delle linee molto belle, quindi sicuramente la nostra sposa credo che sarà ben consigliata. E poi una cosa che mi diceva la sposa, di contattare anche Francesco di Clarity Arte Orafa per quanto riguarda i gioielli e le fedi. Ah, perfetto, sì. Anche su questo abbiamo, lei mi ha detto, vedi che mi piace, il portafedi che deve essere qualcosa di particolare, quindi su quello avevo in mente una scatola che richiama più o meno questa molto linea. Molto carina, molto carina. La riempiamo eventualmente con dei fiori, vediamo con. Poi mi lascio per consigliare anche da te. All'interno poi le fedi, sì, esatto, sarebbe un'idea, visto che stiamo andando su questa linea di fare qualcosa di particolare, secondo me è un'ottima, perfetto, idea. Allora, iniziamo? Partiamo? Partiamo. Andiamo. Ben trovato, siamo qui al Lido degli Scogli.
Location spettacolare, perché c'è questo paesaggio che ti rapisce il cuore, no? Questo mare che va all'infinito, la scogliera, cioè le passeggiate, ci sono veramente tanti scorci che vai continuamente a scoprire, e poi tra l'altro allietate da tutte le opere che realizza tuo fratello. Sì, grazie intanto grazie a voi di avervi qui da noi, è un piacere. Sì, noi godiamo di questo favoloso mare che c'è questa piccola oasi, è la nostra struttura che è proprio posizionata in un modo particolare della costa del Crotonese. Abbiamo questi giardini proprio sul mare che ci danno anche un po' di, no, sai, il giardino mantenerlo sul mare diventa difficile, però grazie a Dio riusciamo a mantenere anche del verde molto bello proprio sul mare. Quindi abbiamo più location posizionate in tutta l'area della struttura, a partire dal giardino della piscina, poi c'è la passeggiata verso dove iniziamo solitamente con la zona aperitivi o zona antipasti. E poi c'è proprio di questo ti volevo parlare, perché prima mentre facevo il sopralluogo, tra l'altro non vorrei aver visto male, ma è capocolonna quello che è capocolonna. Abbiamo questa vista spettacolare del promontorio di Capocolonna, sì. Che davvero ci... Quindi da Capocolonna a Crotone io mi vedo proprio tutta la... Tutta. E poi il nostro sembra di essere una piccola isola, se scendendo da Capocolonna la si vede proprio come una piccola isola. Ah, ecco. Allora, i nostri sposi mi chiedevano proprio come veniva articolato, no? Tu mi stavi accennando questo arrivo degli invitati, spiegami più o meno... Sì, noi diciamo che in base a quello che... i nostri clienti preferiscono, possiamo fare più soluzioni, sì. Nel senso abbiamo giardini da entrambe le parti, come dicevo prima, quindi possiamo fare una prima, il momento degli aperitivi che noi solitamente consigliamo in piscina, perché è la zona più vicina alla struttura, e poi si può salire su a fare la cena oppure restare anche nel giardino della piscina per fare la cena. Dopo cena noi preferiamo farlo un'altra location, che si scende, c'è un percorso via mare, sì. Come tu hai visto, e si arriva nell'altro dove noi lo chiamiamo un primo terrazzo che è chiamato Club Lido, sì. Ma proprio perché questo nasce come Lido degli Scogli, quindi non vogliamo. Questo nome ci ha portato tanta fortuna, nel senso che siamo trovati sempre bene. E poi l'altra zona dove l'altro giardino, l'altro terrazzo, che è a ridosso del club, che è un giardino molto grande, proprio posizionato a livello della spiaggia. A proposito di spiaggia, gli sposi stavano valutando se fare rito civile o rito religioso. Qui possiamo fare eventualmente il rito in spiaggia? Sicuramente, abbiamo più di una soluzione, addirittura sulla spiaggia oppure nel terrazzo adiacente alla spiaggia. Abbiamo più soluzioni da poter proporre in più zone, diciamo, della struttura. Tutte posizionate vista mare, sul mare. Perfetto. Eventualmente abbiamo sia piano A che piano B, perché abbiamo le sale. Sicuramente. Coperto e anche poi la parte esterna. Sicuramente bisogna sempre prevedere il piano B, sì. Qualsiasi sia il mese, qualsiasi sia il periodo. Noi abbiamo il salone centrale, questo salone delle feste, dove proponiamo la cena, e poi abbiamo due sale, la sala Caponao, che è vista Capocolonna, vede tutta la zona di Capocolonna, il promontorio, e la Belvedere, che vede tutto il porto di Crotone, dove noi lì proponiamo le varie soluzioni per gli aperitivi o per i dolci, quindi nel piano B c'è sicuramente... Allora, il matrimonio che abbiamo è più o meno di 140-150 persone, la capienza quant'è che qui? No, noi qui abbiamo, nel salone centrale abbiamo una capienza 250 posti, ma per scelta nostra, perché potrebbe andare anche di più, però per nostre esigenze di lavoro, per poter muoverci meglio, preferiamo mettere qualcosa in meno, non in più, però all'esterno potremmo mettere anche di più, o anche sì, volendo, in base alle esigenze, sicuramente. Poi altra cosa che mi chiedevano gli sposi, per quanto riguarda tovagliate e mise en place, hanno possibilità di scelta, mi dai tu una carta? Sicuramente abbiamo una vasta scelta sia sui tovagliati, tutti di livello alto, e sia sulla mise en place del servizio di piatti, bicchieri e posatrie. Sì, prima vedevo la wedding planner Valentina Granatino che
si soffermava un po' su tutto quello che erano i diversi tipi di mise en place. Ho visto un tipo squadrato sul blu, blu e oro. Sì, diciamo che abbiamo tutti i colori che si possono un po' attenere anche a quello che è il mare. Sì. E quindi sul blu abbiamo. Però abbiamo anche delle alte soluzioni molto belle, molto di qualità alta. Visto che si possono. Il classico, il modello, sì, che il modello è bravo, perfetto. Neutro, sì, ci sono sì. In base alle esigenze ci adeguiamo a quello che il nostro cliente vuole, perché questo è un lavoro che noi facciamo con amore e con passione da una vita. Senti, ma tutte queste opere che sono bellissime da trovare, un eco recycle, che. Questo è in pratica un mio fratello Mario. Sì. Che ha questa passione per il riciclo, gli è uscita fuori la passione di fare delle opere. Ma sono veramente in ogni angolino c'è qualcosa sì, che devi andare sì, a scoprire, sì, a soffermarti per ammirare, no? Tutto quello che poteva essere prima e come è diventato dopo aver messo l'arte all'interno. Sì, è vero, abbiamo creato questo binomio tra arte sì. Che a noi piace molto, può piacere, ma noi preferiamo che il cliente poi sceglie come meglio vuole che la sala sia. Sì, perché in effetti abbiamo lavorato diverse volte insieme e mi ricordo pure un tableau che avevamo utilizzato una delle opere per. Sì, avevamo, se non ricordo male, abbiamo usato il mappamondo, sì, esatto. Bellissimo, sì. Che quello è realizzato tutto con schede di. Di computer vecchie. Okay. Sì, sì. Va bene, allora informo loro anche di tutte queste opportunità che abbiamo e poi ti aggiorno per quello che decidono, ma sicuramente poi verranno per scegliere insieme a Valentina mise en place, tovagliato e tutto. Perfetto, perfetto. È sempre un piacere. Piacere mio, avere sei un grande del design di quello che davvero è ecco, un binomio giusto con la nostra struttura. Grazie, grazie Gianni. Ci vediamo allora al giorno del matrimonio. Perfetto Gianni, ciao, buone grazie. Cose, grazie, buon lavoro. Aurora. Gianni, ciao. Grazie. Ciao Vittoria, anche ciao, a te. Gianni. Allora, abbiamo questa nostra sposa, bellissima, Michela, ha chiesto il vostro intervento perché è rimasta colpita dai vostri lavori, è andata sul tuo profilo, ha trovato tutta questa carrellata di fotografie dove fa intravedere tutto quello che puoi andare a creare con la parte dell'aereo dei capelli che a me purtroppo. Fortuna non ne ho. Allora, con lei abbiamo scelto una linea del matrimonio insieme a Valentina Granatino, che è la wedding planner del matrimonio, quindi sicuramente poi vi confronterete anche con lei. Ha deciso eventualmente se era possibile andare ad inserire all'interno dell'acconciatura anche una parte floreale, sempre se tu reputi che il lavoro che vai a realizzare lo richiede. Che cosa avevi pensato guardando la sua acconciatura? Allora, io guardando giustamente il viso di Michela, che è un viso molto giovane, mm-hmm. ho pensato comunque di scoprirlo, di valorizzarlo, e guardando ovviamente anche il vestito, io ho pensato di fare un raccolto strutturato sulla parte dietro, sulla nuca. E poi, vista anche la sua giovane età, ho pensato di aprire un po', di dare un po' di tridimensionalità, di aprire uh-huh. a modi ventagli questa acconciatura per renderla comunque più fresca, appunto andando anche ad inserire poi eventuali fiori. Quindi freschi. Quindi mi confermi che possiamo sì, inserire. Possiamo farlo, perfetto. Sì, certamente. Lei mi chiedeva quanto tempo deve venire, quanto tempo prima deve venire da te in salone? Sì, allora ci vediamo comunque un paio di settimane prima per fare la prova di tutto quello che lei, cioè parliamo insieme giustamente dell'acconciatura e dello stile che lei vuole creare, quindi si fa una prova definitiva, poi ci vediamo il giorno prima per la preparazione uh-huh. e poi il giorno del matrimonio facciamo la conciatura quindi finale. Quindi non c'è bisogno di venire mesi prima per.
c'è bisogno di mesi prima comunque per... Giusto per capire il capello. Sì, sì, dobbiamo fare eventuali ristrutturazioni del capello, sì, eventuale colore. Perché lei vivendo fuori voleva sapere più o meno ogni quanto dovrebbe venire per la preparazione e l'acconciatura. Sì. Quindi una volta al mese per te basta, se eventualmente c'è qualcosa da... Sì. Quindi vi vedrete la prima volta, in base alla struttura del capello, a come è messa, poi ti regoli tu, prenderai accordi con lei. Poi in base a come, giustamente al da fare che c'è, ci regoliamo quante volte comunque ci dobbiamo vedere. Per me, per esempio, quanto tempo prima devo venire? Ci vuole l'ora. Aurora, Gianni, ciao. Per quanto riguarda te, anche... con te ha fatto la stessa cosa, ha visto che noi più o meno collaboriamo con diversi matrimoni, quindi è andato sul tuo profilo e Ha contattato. Mi aveva contattato un po' di tempo fa, ha guardato comunque i miei lavori, gli erano piaciuti molto e poi abbiamo deciso comunque di vederci. Solitamente con le spose ci si organizza, per quanto riguarda il trucco, almeno la prenotazione, sempre un anno prima. Con questo fatto di Covid i tempi sono si sono un po' ristretti e quindi conviene anticipare sempre un po' i tempi. Su Instagram, sulla pagina, ci stanno tutti i lavori dove le spose ovviamente possono visualizzare ed eventualmente chiamare anche per una consulenza esclusivamente gratuita. Si parla con la sposa, si vede il mood del matrimonio, come abbiamo fatto comunque con Michela, con la wedding, con Valentina e anche con Vittoria. Si parla, si discute e si crea un matrimonio ad hoc proprio per la sposa e per le sue esigenze. A proposito, sapete tutte e due che abbiamo scelto insieme alla sposa e a Valentina Granatino il colore del matrimonio. Il pantone, sì, nuovo di quest'anno, il Veriperi, questo lilla, questo violetto, insomma, molto, molto delicato. Quindi sicuramente tu lo richiamerai con i fiori che andremo ad inserire. Sì, andremo a richiamare qualche fiore su questo colore. Tu vuoi colore. Richiamarlo oppure preferisci... Io metterò, sì, un tocco sicuramente come colore per quanto riguarda la predisposizione all'ombretto, quindi sì. Non ovviamente molto accentuato perché è un colore molto particolare, quindi va dosato bene, va miscelato bene, quindi sicuramente dei tocchi di colore sì, ma non ovviamente su tutto il viso. Qualcosa di più quindi delicato. Sì, ovviamente sarà una sposa molto delicata, un po' questo tema anche un po' bucolico, diciamo così, lei è molto bella, molto giovane, quindi assolutamente non appesantire, ma cercheremo di valorizzarla il più possibile. Perfetto, ragazza, mi avete convinto. Quindi, bene, meglio. Soprattutto tu per la mia acconciatura. Sì, perfetto. Prendiamo appuntamento e verrò. Sì, è possibile. Dai, allora ci confrontiamo con la nostra Michela, vediamo come pattuire, diciamo, i tempi per la preparazione, per il trucco che per la parte dell'acconciatura. Benissimo.
to one whole quart of brandy, like a daisy I awake. With no bromo seltzer handy, I don't even shake. Men are not a new sensation, have done pretty well, I think. But this half-pint imitation put me on the blink. Paola carissima, ben trovata. Bentrovato Gianni, bentrovato. Allora, la nostra sposa Michela. Sì, Michela. Si è innamorata del tuo profilo, è andato sul profilo Instagram Glam Boutique Sposi di Crotone, sì. Ed è rimasto estasiato di tutti gli abiti. Mi ha parlato benissimo perché so che vi siete sentite, l'hai vista, sì, pure, sì, quindi hai visto pure la corporatura. Sì, sì. Abbiamo nel frattempo sviluppato una sorta di progetto con Valentina Granatino, quindi siamo con il colore dell'anno che è il Veriperi, quindi queste tonalità di viola, sì, nelle diverse gradazioni. Lei ti ha trasferito quello che possono essere le sue preferenze per quanto riguarda stoffe, texture, tutto quello che poteva riguardare l'abito. Dammi tu adesso la carrellata di quello che hai fatto come scelta. Allora, ovviamente non ci siamo viste con Michela e nel vederla, nel definire il mood board di, sì, questo wedding day, diciamo, sì, così, abbiamo selezionato, come tu puoi vedere, qualche capo. È, sì, normale che nel momento in cui noi diamo consigli alle spose che vengono da Glam Boutique, prima di tutto la personalità della sposa. Sì. Poi tu mi insegni la tipologia di matrimonio, la location e non per ultima la fisicità, perché tante spose vengono da noi con un'idea, sì, ma è nostra competenza, nostra responsabilità anche, dare qualcosa che prima di tutto indossino bene e che poi si sentano addosso. Quindi siamo partite da questa... Mi stai convincendo, quasi quasi me lo provo io. Ma noi dobbiamo convincere, noi siamo social, diamo immagine, dopodiché... No, mi ha parlato benissimo di te, quindi... Le dobbiamo psicanalizzare le nostre cose, ma fondamentalmente la consulenza parte da questo. Quindi siamo partite guardando questa meraviglia di Nicole Couture, sì, perché è vero sì che è un abito principesco, lui si chiama Cristallo, pensa un, sì, po', quindi la Nicole ha creato questi abiti quest'anno, queste principesse moderne, sì, rivisitate, perché prima di tutto il fondo, come tu puoi notare, non è bianco ma è blush, sì, quindi è vivace per una principessa, una Cenerentola moderna, sì, ecco, sì, sì, diciamola così. È bellissimo questo qui. Molto, molto, molto particolare. Molto la particolare cuore nella scollatura, un backside importantissimo, sì, che in una location come il Lido degli Scogli, ecco, per esempio. Ci sono diverse stoffe? Ci sono diverse stoffe, assolutamente sì. C'è, sì, il classico pizzo, che però Nicole Cavallo ci mixa con dei maxi fiori, sì, quindi comunque ce lo sdrammatizza un attimo. Sì. E poi, ripeto, la scollatura dà importanza quasi regale, però allo stesso tempo rimane frizzante. Sì, 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 sì. Poi invece abbiamo ripiegato, ma non perché lui non ci piacesse, ma sempre per vestibilità, su Arianna. Sì. Arianna è un'altra tipologia di capo, è tutto tulle, sì, però il tulle è rivisitato. Perché? Perché come tu puoi vedere è quasi serigrafato con questi maxi fiori, con questo fondo e l'urex, quindi ci sono tanti giochi di tulle anche nelle scollature, nelle trasparenze. Abito diverso perché? Perché è taglio laser. Il taglio laser ce lo sceglie la sposa che non preferisce il rebrodato, che mm-hmm, si vuole sentire sempre principessa, però dall'idea quasi che sia più leggero da portare. Sì, sì, sì. Quindi, un po' questo scintillio che c'ha. Questo scintillio non è il classico brillino, non è la classica pietra, esatto, però è molto più elegante, più ce l'illumina, sì, ce l'illumina, ma in maniera soft. E poi invece siamo arrivati a lui, un abito meraviglioso di Pronovias. Uh-huh. Nella sua semplicità ha un taglio facile da indossare perché è una linea ad A, quindi le A-line, che cosa significa? Vestono qualsiasi fisicità.
giù perché è luminoso? Perché porta il fondo in organza in seta. Quindi anche qui abbiamo diverse un mix di sì, ma Pronovias Group ci mixa i tessuti, quindi c'è l'organza giù, c'è lo strato sempre polvere di stelle con un fondo ivory, vedi? Sì. Che il fondo è diverso anche dal rosa, perché ci sdrammatizza l'abito, diciamo noi. Sì, sì, sì. Quindi lo rende più giovane, più vivace, anche la scollatura, in questo caso tattoo, ci aiuta nella vestibilità, sia un seno piccolo, sia un seno un attimo più prorompente. In tutti i casi la vestibilità su questi abiti è perfetta, dalla 38 alla 52. Guarda, conoscendo Michela, hai detto delle parole chiave, no? Vivace, esatto. Giovane. Ma è giovane. Lei ha scelto un colore che è bello vivace, è molto giovanile, perché poi il colore è il Pantone dell'anno, quindi ha avuto pure questo coraggio, no? Perché esatto. Stranamente si va a scegliere un colore bianco associato a... Lei ha scelto il viola. Dico, ma mettiamo qualcosa di bianco? No. C'è stato casomai sempre un tabù su questo colore, che noi adoriamo. L'ultraviolet fa anche nella cerimonia dei capi meravigliosi, ma anche nelle acconciature, qualcosa a rendere le spose bucoliche piuttosto che il classico ferretto tra i capelli, il classico chiudivelo, sicuramente fiori tra i capelli che riprendono il mood del matrimonio. E su quello vedremo pure con l'hairstylist se riusciamo ad inserire anche la parte floreale. Piace molto lo stile un po' Frida Kahlo, sai? Sì, sì, sì. Quindi esatto. Vediamo, sdrammatizziamo questi abiti. Quindi andiamo su questo? Andiamo su di lui, secondo me è quello che ci rispecchia Michela in toto. Assolutamente sì. E io mi affido. Concordo. Mi affido a te. Vai. È passato tanto tempo. Vivere un ricordo senza tempo. Vivere un po' come perdere tempo. Vivere sorridere o vivere. Hai passato tanto tempo. Vivere è un ricordo senza tempo. Vivere è un po' come perdere tempo. Vivere e sorridere. Così come non hai fatto mai. E poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo. Oggi voglio stare spento. Thank you.
Andrea, carissimo. Ciao Gianni. Allora, abbiamo Michela e il nostro sposo che hanno deciso di chiudere con voi accordo per quanto riguarda la parte fondamentale e importante del loro giorno magico, no? Sia il pre che il post, perché loro hanno deciso di contattare Lab Clarity per andare a bloccare sia la parte della richiesta di matrimonio, perché loro sono già fidanzati da parecchi anni, quindi vogliono coronare il loro sogno al Lido degli Scogli, e poi devono andare a scegliere anche le fedi. Sì. Sono rimasti affascinati da tutto quello che è andato a fare tu e tuo fratello, perché Francesco mi ha fatto vedere pure qualche lavoretto via WhatsApp. Sì. Però sono venuto a trovarti perché volevo capire come li realizzate, perché è proprio un lavoro artigianale il vostro. Sì, il nostro è proprio il laboratorio. Ci sono tutti questi attrezzi qua, che cosa sono? Allora, vabbè, ci sono parte degli attrezzi, c'è il lentino che ci serve per controllare le pietre, poi ci sono le pinzette, questi sono dei bulini che Francesco utilizza per incastonare le pietre anche sulle fede. Ah. In effetti abbiamo dei modelli di fede dove facciamo vedere le varie tipologie di incastonatura. Vedi? Sì. Ah, ecco, quindi c'è poi il scegliamo taglio. La pietra in base alla fede, poi andiamo a incastonare. Poi i ragazzi sceglieranno se metterla all'interno o all'esterno della fede. Perfetto. Poi ci sono varie tipologie di fedi. Facciamo fedi in oro rosa, in oro bianco, in oro giallo, la classica in oro giallo. Sì. E poi da qualche tempo stiamo facendo l'impronta nuziale. Cioè? Cioè in pratica su delle fedi a base larga. Sì. Facciamo l'impronta dello sposo sulla fede della sposa e al contrario, viceversa. Questa è un'idea che stiamo proponendo originalissima. Da un po' di tempo. Sì. Bellissima pure questa. In questo caso l'abbiamo tagliata a forma di cuore, così poi le parti che si combaciano formano un cuore. Ah, ecco, sì, in effetti sono c'è l'effetto del oro bianco e oro rosa all'interno. Bellissimo. Diciamo che avendo un laboratorio abbiamo possibilità di spaziare su tutte queste sulle varie richieste che ci portano, sia magari che non hanno idea, quindi gli diamo noi qualche idea, oppure se ci portano, alcune volte ci portano dei foglietti di giornale strappati di qua e di là, riproduciamo, cerchiamo di riprodurre. Originalissimo proprio. Senti, invece questi che vedo qui, che cosa sono? Questi invece sono... Uno che mi incuriosisce, questo rosa, che cos'è? Questa è una cera, si chiama cera persa, in pratica è il modello che viene fatto prima di realizzare il modello stesso in oro. Quindi noi realizziamo, magari alcuni clienti non riescono a vederlo finito, prima di portarlo finito l'oggetto, realizziamo questo modellino qua, che si chiama cera persa, perché poi si avrà un processo di fusione. Sì. E dopo questo è l'oggetto finito. Realizzato. Ah, ecco, quindi tu vai al ristorante e fai l'assaggio, vengono da te e gli fai l'assaggio cera persa. Al primo incontro, diciamo che dopo un incontro vediamo quello che loro vogliono e cerchiamo di portarli sul loro desiderio. E questo illuminato invece che cosa? Questo illuminato è un cofanetto illuminato per una proposta di matrimonio un pochettino più particolare. Sì. Magari al buio, con un po' più... Si apre e poi dall'effetto del diamante. Quindi all'interno possiamo inserire quello che poi va a scegliere lo sposo la sposa. O per la proposta. Senti, allora loro, da quello che hai potuto capire, amano il viola, che è il colore pantone dell'anno, quindi l'ametista. Questo veriperi è quello che hanno scelto come cromia. Okay. E per la proposta di matrimonio, che cosa gli proponiamo ai nostri sposi con queste colorazioni? Allora, possiamo proporre un solitarium, quindi un modello solitario, con una pietra centrale, anziché bianca diamante possiamo montare ametista, non di questa grandezza, ma di una grandezza adeguata, come se fosse... Così più delicata, più piccola. Possiamo poi contornare come questo modellino qua, contornare con dei diamantini, quindi arricchirlo con dei diamantini. Bellissimo pure questo come taglio. E il centrale poi... centrale con ametista. Sì. Oppure c'è una pietra che è giovane, che si chiama tanzanite, che è un viola blu, somiglia tantissimo al nostro viola, è più intenso rispetto all'ametista classica. Ecco, perché magari la paura che ho è che quella tagliata un po' più piccola perdiamo la tonalità. Perdi il colore, quindi bisognerebbe poi trovare un colore molto più intenso. Quindi gli possiamo proporre queste due alternative. C'è un colore blu intenso, anzi, che tende sul viola, ha dei riflessi rossi-viola, che si chiama tanzanite, quindi possiamo pure... Questi sassolini invece che cosa sono? Queste sono le leghe.
Queste sono le leghe per creare poi gli oggetti. Vedi, oggetto in oro bianco, un oggettino, cioè il gioiellino in oro rosa. Sì. Oro giallo, poi in base a quello che ci serve facciamo le quindi fusioni. Da voi si respira proprio l'art del laboratorio, l'artigianalità, sì, sì, bellissima, sì. Lasciamo come artigianalità, sì. Veramente prodotti studiati per chi li viene a scegliere su misura, esatto. Va bene, allora io mi confronterò con loro, poi darò il tuo nominativo e quello di Francesco. Tanto lei già ha spulciato la pagina Instagram, è andato sul Lab Clarity e ha visto tutte le... Mi ha fatto un sacco di screenshot, chiedigli questo, chiedigli quest'altro, io ti sto chiedendo pure di sì, più rispetto certo, a quello che certo voleva sapere lei, però diciamo che la scelta e l'elasticità su quelle che possono essere le preferenze ce l'abbiamo, perché mi sa che quella delle impronte digitali non l'aveva valutata lei, quindi gli do pure questo, magari gli faccio questa spoilerata, certo. Sì. Vediamo che cosa decide. Lei è molto aperta a nuove proposte, quindi secondo me questa delle impronte digitali per lei è quella che farà da padrone sulla scelta delle fedi. Vediamo invece lo sposo poi che cosa sceglierà per certo la proposta. Quello magari più un modo di sorpresa. Sì, sì, sì. Va bene, dai, allora ci riaggiorniamo e lascio più o meno a lei poi la scelta definitiva, gli faccio questa panoramica che mi hai descritto e vediamo poi che cosa sceglierà per il matrimonio. Va bene? Grazie. Grazie carissimo e ti vengo a trovare poi alla prossima. Grazie a te. Valentina, allora siamo nella fase conclusiva di tutto il nostro progetto, dammi le tue impressioni. Le impressioni sono state molto positive perché la sposa, quando ha visto tutto l'allestimento realizzato, tutto il tema come l'abbiamo elaborato, è rimasta veramente molto contenta, soprattutto perché, come dicevi, questi sposi vivono fuori, quindi si sono dovuti affidare molto a me e anche a voi che avete coordinato gli altri aspetti. La squadra del in effetti ha lavorato veramente benissimo, sì, sei stata brevissima nel grazie coordinare tutte le... Ma in realtà siamo stati tutti molto, affiatati, secondo me, stuzzicati da questo pantone, questo colore molto particolare. Il risultato, devo dire, che
che è bello, è veramente bello. Fuori dai soliti schemi del matrimonio. Sì, gli sposi sono rimasti tanto contenti proprio perché avevano paura che risultasse un allestimento troppo pesante, invece hanno apprezzato molto. La luce delle candele ti alleggerisce tantissimo, e lo rende pure più romantico. Hanno apprezzato molto anche le composizioni che hai realizzato con queste sfumature, questi colori tenui, sono stati molto contenti. Lei, ho notato che cercava ogni volta il tuo sguardo, forse per rassicurarsi. Sì, era un po' tesa, sì. Era un po' tesa perché effettivamente è una ragazza giovane, quindi è molto emozionata. E magari aveva un po' paura, ecco, tra virgolette, del risultato finale. Ho notato questa cosa quando eravamo in chiesa, che lei ogni volta si girava per verificare avere qualcuno che sai risolverà gli eventuali imprevisti, credo che tolga un grosso peso, tra virgolette, quel giorno. Quindi no, ma puoi infatti, goderti... mentre definivamo tutte le diverse cose che riguardavano ovviamente gli accessori che erano parte del progetto, la cosa che mi diceva lei, dice no, meno male che c'è Valentina poi la chiama. Sì, sì, è vero, diciamo che no, poverina, mi ha stalkerizzato, no, però la capisco perché sono stata anch'io qualche anno fa una sposa, sì. E devo dire la verità che avere una figura che ti alleggerisce proprio di tante piccole grandi cose fa veramente la differenza, quindi loro oggi si sono potuti godere proprio la loro giornata e trovare tutto come lo avevano immaginato, quindi penso che sia una grandissima soddisfazione per noi questo risultato. Perfetto, perfetto. A me, ti ripeto, come ti dissi all'inizio quando abbiamo approntato il discorso del progetto, del colore, è uno dei colori che preferisco, quindi a me piace sempre lavorare con queste colorazioni. Si vede, ti sei espresso sì. Al meglio, possiamo dire. Perfetto, allora anche questa è andata. Anche questa è andata. Ci aspetta alla prossima. Va bene, grazie cara. Grazie a te Gianni. Ci vediamo alla prossima.